Siamo con Bruno Foresti dell'ufficio legale di Federfarma e con lui cerchiamo di chiarire i punti chiave del nuovo regolamento sulla privacy e sulla protezione dei dati, nuovo regolamento europeo che entrerà in vigore in Italia a partire dal prossimo 25 maggio. Dottor Foresti, intanto quali sono le principali novità rispetto a quella che era la normativa precedente? Beh, la principale novità è l'introduzione nel nostro ordinamento del principio di accountability, cioè il principio che è stato tradotto dal nostro garante della privacy con il principio di responsabilizzazione. Non più quindi una serie di misure indicate dal legislatore e quindi una serie di adempimenti da porre in essere, ma la responsabilizzazione del titolare del trattamento e quindi anche del titolare di farmacia nell'individuare le misure più idonee e adeguate al singolo caso concreto. Accountability, quindi responsabilizzazione maggiore, ma cosa significa questo in termini pratici per il farmacista, cioè che cosa dovrà fare? La norma non impone solo ovviamente di introdurre ed applicare delle misure adeguate, ma obbliga anche a render conto, e qui la vera, diciamo, vero significato del concetto di accountability. Per render conto e quindi dimostrare che si è compliant al GDPR, al nuovo regolamento privacy, il legislatore offre alcuni strumenti. Ad esempio, una novità molto importante per la farmacia è la tenuta di un aggiornato registro dei trattamenti. Poi ci sarà la necessità, ovviamente, ma questo era già in passato, di individuare i ruoli e le responsabilità e quindi anche di notificare al garante le violazioni dei dati, quindi è necessario predisporre delle procedure per notificare le cosiddette data breach. Scusa, non avevo capito che hai interrotto. Poi la tagliamo, chiudo io adesso con la domanda. Dottor Foresti, in conclusione, spesso quando ci sono normative di questa natura si crea molta ansia tra chi le deve applicare perché vengono vissute come un aggravio ulteriore, come costi ulteriori. Forse è anche importante però trasferire il concetto del valore della protezione del dato. Sicuramente è un valore perché in epoca di digital transformation, dove il digitale è elemento costitutivo dei nuovi servizi in farmacia, proteggere i dati del paziente significa essere custode dei suoi dati e quindi significa tutelare la salute del paziente. Pertanto obiettivamente è un costo, però è un costo da affrontare come un investimento nella fiducia, nell'accrescimento della fiducia dei pazienti nei confronti della singola farmacia e della categoria complessivamente considerata.